Benvenuti al primo appuntamento con il sommario del quaderno di Forum Alternativo. Ecco il tema dell'editoriale di questa edizione numero 25. Astensionismo crescente, classi popolari che votano sempre meno perché tanto non cambia niente. Dove nasce questo problema e come lo si può affrontare? Perché è fallito il referendum fiscale? Per la sinistra ticinese si è trattato di una disfatta storica. Analizzare le ragioni di questa sconfitta è indispensabile per affrontare meglio le future sfide. Riprendiamo da forumalternativo.ch la rubrica Da noi non succede, pubblicata ogni sabato, che ci fa capire quanto noi ticinesi, nelle relazioni di potere, nelle manifestazioni di interessi particolari, non siamo dissimili da altre realtà che spesso critichiamo. Sotto osservazione questa volta è Mauro Dell'Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. La microimposta, l'innovativa iniziativa che mira ad abolire l'IVA e l'imposta federale diretta. Applicando un'aliquota minima sulle transazioni digitali, permetterà di prelevare un interessante gettito sulle transazioni finanziarie, riducendo al contempo l'instabilità finanziaria svizzera. Nell'intervista di Francesco Bonsaver, Sergio Rossi, professore di macroeconomia e economia monetaria all'Università di Friburgo, ci spiega di cosa si tratta e perché è importante sostenerla. La costruzione di uno spazio sportivo per una scuola elementare in un quartiere povero di Kobane, nel nord della Siria, è un obiettivo che si è posta alla gioventù bianco-blu, quando lo sport diventa solidarietà e un ponte tra i popoli. Da quali istanze è nato il leghismo in Ticino negli anni 90? C'è stato e esiste ancora un'anima sociale della Lega? Che cosa possiamo intendere nel campo progressista per socialista leghista o ecologista leghista? Questo è il tema dell'analisi proposta da Gigi Galli. Alle elezioni del prossimo 5 aprile ci sarà anche Forum Alternativo. Il dossier speciale, dedicato alle elezioni, ci presenta le 15 candidate e candidati di tutte le età, con diverse esperienze di vita, sono pronti a portare la forza del cambiamento in 8 comuni del cantone, dal Mendrisiotto alle Valli, passando per Bellinzona. Uno sguardo ravvicinato in particolare alle realtà di Bellinzona, Locarno, Ascona e Lugano. Elly Schlein ha ottenuto alle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna il più alto numero di preferenze, nonostante si candidasse per una lista nuova, una lista alternativa e una dinamica politica di cui ci riferisce Franco Cavalli nella sua intervista alla nostra concittadina già europarlamentare. Franco Cavalli ci parla anche della sconfitta dell'iniziativa popolare più abitazioni a prezzi accessibili e degli effetti della privatizzazione in varie parti del mondo, come per esempio nel sistema sanitario svedese o negli incendi in California, in cui un ruolo determinante è quello giocato dalla privatizzazione del settore energetico. Quali sono i motivi per cui i palestinesi rifiutano il piano di pace di Trump? Ma si tratta poi davvero di un tentativo di pacificare i popoli? C'è ancora spazio per parlare di due stati? Nell'analisi del nostro corrispondente dal Medio Oriente, Michele Giorgio. Yuri Colombo da Mosca e Luca Celada da Los Angeles affrontano rispettivamente le modifiche della Costituzione russa volute da Putin e le onorificenze riservate dalla Casa Bianca a un criminale di guerra. Il quaderno 25 sarà disponibile in tutto il territorio ticinese a partire dal 15 di marzo. Nei titoli di coda i luoghi in cui è possibile trovarlo. Buona lettura.